Ancora un arresto per spaccio di droga a Modica. Dopo l'operazione Take Away, a finire il manetto il cittadino straniero di 34 anni. Prima di arrestarlo i carabinieri lo hanno pedinato a lungo. Due cittadini ragusani finiti nella trappola del sexting, i due tra i quali un minorenne, ha inviato delle foto hot agli interlocutori che hanno invece chiesto loro del denaro per non pubblicarle sui social. Ancora immagini di una marina di Modica trascurata dall'amministrazione, distrutta la passerella che consente l'accesso dalla spiaggia. Intanto sul corso mediterraneo il PD risponde alla giunta. L'ex sindaco di Modica Buscema e due assessori Cavallina e Sammito rinviati a giudizio. Il procedimento è la conseguenza dell'inchiesta avviata alla procura per i problemi strutturali dell'Istituto Santa Marta. La prima udienza sarà il 7 febbraio. Si terrà domani a Vittoria un sit-in di protesta contro le speculazioni in agricoltura. I manifestanti venderanno prodotti ortofrutticoli a prezzi di produzione davanti alla Lidl. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo con la cronaca perché ieri vi abbiamo parlato dell'operazione Take Away che ha portato all'arresto di tre persone modicane e un catanese per spaccio di droga, ma ieri i carabinieri della compagnia della città della Contea hanno ancora effettuato un arresto sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Stavolta a finire in manette è stato un cittadino straniero di 34 anni. I carabinieri prima di arrestarlo lo hanno osservato a lungo. Sentiamo. Dopo l'operazione Take Away di ieri che ha portato all'arresto di tre pregiudicati modicani per spaccio di droga, il nucleo operativo della compagnia della città della Contea ha provveduto ad effettuare un altro arresto sempre per il reato di spaccio di stupefacenti. I militari dell'arma hanno arrestato un marocchino 34enne, già noto alle forze dell'ordine, residente a Modica, sorpreso con diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dosi e con vari materiali per il taglio e il confezionamento della sostanza. Il cittadino straniero era posto ad attenta osservazione già da alcuni giorni dai militari dell'arma poiché nell'ultimo periodo aveva tenuto dei comportamenti e dei movimenti sospetti soprattutto nei pressi della sua abitazione. Il blitz è scattato ieri quando i carabinieri, dopo averlo individuato mentre passeggiava in una via vicino a casa sua, lo hanno bloccato e successivamente hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell'arma hanno scovato un involucro di plastica ben nascosto in un mobile della camera del 34enne, contenente 21 stecchette di hashish per un peso complessivo di oltre 50 grammi già confezionate e pronte per lo spaccio, nonché diversi materiali per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Lo straniero a questo punto è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al termine delle formalità di rito su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa. Intanto i carabinieri hanno sequestrato tutta la sostanza stupefacente che sarà successivamente inviata al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per risultati qualitativi e quantitativi al fine di stabilirne con precisione le dosi e i guadagni che si sarebbero potuti ricavare dall'attività di spaccio. Richieste di estorsione tramite web a subirle due cittadini di Ragusa, della provincia di Ragusa, intrappolati nel cosiddetto sexting, cioè hanno inviato agli interlocutori delle foto hot e poi questi le hanno ricattate chiedendo loro del denaro, altrimenti avrebbero pubblicato le loro foto sui social. Questa purtroppo è una pratica molto diffusa tra i giovanissimi, ma non solo. Sentiamo i particolari in questo servizio. Due persone estorte sul web in circostanze diverse ma in vicende praticamente simili. La squadra mobile di Ragusa ha reso noto di aver ricevuto due differenti denunce presentate da un uomo e una donna ormai separati dai continui ricatti subiti via web. I racconti delle due vittime erano praticamente identici ma cambiavano gli autori e di poco le modalità. L'autore del reato in un caso si trova in Sicilia ed un altro in Calabria, o forse è meglio dire dovrebbero trovarsi ancora in queste due regioni. Il tutto per entrambe le vittime nasceva da una conoscenza fatta tramite internet tra Facebook e altri siti di incontri. La donna, all'epoca dei fatti minorenne, ha raccontato di essere caduta nel cosiddetto tranello del sexting. L'amico virtuale, dopo mesi di conoscenza, era entrata in possesso di numerosi video e foto pornografiche che la ragazzina aveva scattato.
Dopo mesi, l'autore del reato ha richiesto somme di denaro minacciando di creare un profilo Facebook con le foto hard ed inviare da un profilo falso video e foto agli amici della vittima. La ragazza ha subito richieste estorsive molto dure che inoltre hanno generato un forte stato d'ansia nella vittima. L'estorsore voleva i soldi a mezzo pagamento elettronico con ricarica su PostePay, ma la vittima ha per fortuna intelligentemente denunciato il reato subito. Nell'altro caso, un giovane della provincia di Ragusa ha intrapreso una relazione virtuale con una donna straniera che per chattare con lui utilizzava un programma di traduzione simultanea, come spesso accade, e nonostante lui se ne fosse accorto, ha continuato ad inviare file pornografici. L'evoluzione per questa tipologia di casi è sempre la stessa: conoscenza via web, Facebook, Instagram o altri social, utilizzo di chat per approfondire la conoscenza, scambio dei numeri di telefono, conversazioni tramite WhatsApp o Telegram, invio di foto per conoscersi, richiesta di foto di nudo integrale o alcune parti intime, scambio di materiale pornografico, sexting, ricatto di pubblicare le foto o video raffiguranti uno dei due in momenti molto intimi, pagamento e denuncia alla Polizia di Stato. Il fenomeno del ricatto via web è sempre più in crescita, pertanto bisogna riflettere approfonditamente prima di intraprendere una relazione virtuale, perché non possiamo conoscere il nostro interlocutore virtualmente e fidarci di lui consegnando file che ci rappresentano nei momenti più intimi. Questa tipologia di rapporti spesso cela una trappola, quella del sexting è una trappola purtroppo molto diffusa tra gli adolescenti di 12-13 anni. La Polizia di Stato di Ragusa esorta le vittime a denunciare i fatti di reato subiti e non a nascondere le richieste estorsive, che non resteranno mai isolate. Gli autori di questa tipologia di reato non effettuano mai una sola richiesta, ma continuano a reiterare il delitto con pretese sempre più ravvicinate tra loro. Bisogna prestare attenzione ai più giovani e all'uso che fanno dei mezzi di comunicazione mediante un controllo costante del contenuto degli smartphone allora in uso. Sempre più spesso giovanissimi ragazzi restano intrappolati in reati gravissimi come l'estorsione. A volte anche gli stessi autori del reato non si rendono conto di porre in essere condotte punite dalla legge con pene fino a 10 anni di carcere. E ritorniamo a parlare di Modica perché una tegola si abbatte sugli ex amministratori della città della Contea. È stato richiesto il rinvio a giudizio infatti per l'ex sindaco di Modica, Antonello Buscema, due assessori, Sammito e Cavallino, e al dirigente dei lavori pubblici. Il procedimento nasce dal sequestro disposto dalla Procura della Repubblica ad agosto del 2013 dopo le segnalazioni di gruppi di genitori per problemi strutturali all'Istituto Santa Marta. Sentiamo i particolari. Richiesta di rinvio a giudizio per il reato di omissioni d'atti d'ufficio in concorso per l'ex sindaco di Modica Antonello Buscema e per gli allora assessori ai lavori pubblici Peppe Sammito e alla pubblica istruzione Tato Cavallino, oltre che per l'allora dirigente ai lavori pubblici Puccio Patti. I quattro indagati dovranno comparire dinanzi al GUP di Ragusa il prossimo 7 febbraio per l'udienza preliminare a loro carico. Il procedimento giudiziario scaturisce dal sequestro di inizio agosto 2013 della sede di via Vittorio Veneto della scuola dell'obbligo Santa Marta nell'ambito dell'inchiesta avviata dall'allora procura di Modica che portò al sequestro dell'immobile da parte della polizia provinciale sulla base di una denuncia anonima di un presunto gruppo di genitori che lamentavano rischi per la salute dei loro figli. Gli imputati sono tra l'altro accusati di non aver proceduto a suo tempo ad effettuare dei sopralluoghi necessari alla messa in sicurezza della struttura che fu poi dissequestrato un mese dopo per 72 ore. Giusto il tempo necessario allo svuotamento delle aule per consentire in un secondo tempo i lavori straordinari di manutenzione per i quali furono stanziati 70.000 euro. Le 5 classi all'apertura dell'anno scolastico furono trasferite nei locali messi a disposizione dall'ente liceo Convitto. L'ex sindaco Buscema spiegò che erano presenti problemi di ordinaria manutenzione, ma non erano mai emerse carenze strutturali alla base poi invece del sequestro disposto dalla procura. Anche il dirigente scolastico Piero Modica confermò di non aver mai avvertito rischi concreti per l'incolumità dei piccoli alunni. Per gli indagati una vera e propria tegola da affrontare, tra questi, se gli altri non fanno più politica attiva, c'è un consigliere comunale tuttora in carica. Si tratta di Tato Cavallino, oggi in quota al nuovo centrodestra, che all'epoca dei fatti invece era amministratore, in quota al Movimento dell'Autonomia prima di passare al PDL. Saranno difesi dagli avvocati Luigi Piccione, Salvo Maltese e Salvatore Poidomani.
E continua la polemica a Marina di Modica sulla chiusura del corso Mediterraneo, polemica che, come ricorderete, è stata sollevata dal presidente cittadino dell'Ascom e poi è stata ripresa da altri esponenti politici e ha avuto anche una risposta da parte dell'amministrazione comunale. Adesso sulla questione interviene anche il Partito Democratico, che stigmatizza quanto detto dal primo cittadino di Modica. Noi abbiamo sentito il segretario locale del PD Spadaro, sentiamo. Nel dibattito politico sulla viabilità di Marina di Modica, svoltosi in consiglio comunale anche fuori dall'aula per il fronte comune fatto da residenti e alcuni commercianti di Viale Mediterraneo contro la scelta di chiudere il tratto di corso che porta a Piazza Mediterraneo, interviene il Partito Democratico. I consiglieri del PD sottolineano infatti come il sindaco abbia dichiarato in civica assise che la chiusura serale permanente del traffico veicolare di Piazza Mediterraneo e del tratto del corso Mediterraneo sia scaturito da un accordo preso con i rappresentanti dell'Ascom e i commercianti di Marina di Modica. Il problema, secondo il PD, nasce per il fatto che gli interlocutori in questione smentiscono le affermazioni del sindaco, riportando un'altra versione dei fatti. L'accordo tra le parti prevedeva che quei tratti urbani si sarebbero dovuti chiudere solo e soltanto in concomitanza di eventi spettacolari svolti nelle predette zone, mentre nei restanti giorni sarebbero dovute rimanere aperte al flusso veicolare, scrive in un comunicato stampa il PD. Una doppia versione di quanto pattuito che ha generato confusione e polemiche, come spiega Giovanni Spadaro, segretario del Partito Democratico di Modica. A questo punto vorremmo noi capire qual è stata la motivazione che ha spinto il sindaco a delegittimare, tra virgolette, il proprio assessore, perché se l'assessore, quindi in qualità di amministrazione, vanno a dire ok ad una concertazione e quindi hanno portato avanti ad una concertazione con i commercianti, ora si ritrova tutto il contrario. Questo è quello che noi vorremmo vedere. Che cosa è indotto? Perché poi alla fine, ripeto, il sindaco poteva anche cambiare idea, no? Ma lo doveva concertare nuovamente con l'Ascom, se l'Ascom era d'accordo. Delle due l'una, o lui ha delegittimato il proprio assessore, e quindi lo si dica, oppure non si capisce il motivo. Ci sarà un'altra motivazione, e quindi noi vorremmo conoscere la verità. E rimaniamo ancora nella frazione balneare di Modica, perché ancora arriva un'altra segnalazione del degrado di Marina di Modica, già attanagliata dai problemi di sicurezza per una serie di episodi vandalici che si sono registrati nei giorni scorsi. Dopo i vandali notturni e il bambino ferito gravemente da un goccio di bottiglia, oggi su Facebook spopolano le foto che ritraggono distrutta la passerella della spiaggia. Vediamo il servizio. Mancanza di sicurezza e di decoro urbano sono al centro delle polemiche di questi giorni intorno alla frazione di Marina di Modica. Una serie di episodi in stretta successione temporale ha sollevato un grave problema a sicurezza, dagli atti vandalici notturni nelle case di residenti e villeggianti ai cocci di vetro tra i vialetti dove un bambino si è gravemente ferito qualche giorno fa, rischiando seriamente la vita, salvata solo dalla tempestività dei genitori che hanno cercato di arrestare le emorragie dal personale sanitario. Una serie di brutti episodi mai verificatisi prima che lasciano basiti modicani e turisti. Di oggi le foto di alcuni residenti che hanno immortalato le pessime condizioni in cui versa la lunga passerella adiacente alla spiaggia, con lastre distrutte e divelte e in parte gettate in mezzo alla spiaggia tra la sabbia, con ulteriore grave pericolo. Proprio questa mattina l'amministrazione ha fatto sapere di aver affidato il servizio di sicurezza della frazione ad una polizia privata, data la grave situazione di carenza di organico lamentata da tutti i comandi delle forze dell'ordine. Saranno garantiti 3 turni di pattugliamento giornalieri nelle frazioni marinare dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 in spiaggia e dalle 23 alle 2 nelle piazze sul lungomare, compresi vialetti adiacenti. Pulizie e decoro urbano restano però e tuttavia a carico dell'amministrazione, passerelle comprese. Ci spostiamo a Vittoria, domani si terrà un sit-in di protesta contro la speculazione in agricoltura. I manifestanti venderanno prodotti ortofrutticoli a costo di produzione davanti alla Lidl. Sentiamo. Una singolare iniziativa
per protestare contro la crisi agricola e l'egemonia della grande distribuzione nel settore dell'ortofrutta. La manifestazione organizzata dai movimenti Altra Agricoltura, Riscattano Aste e Donne per l'Agricoltura. Si tratta di un sit-in che avrà inizio domani alle ore 9 fino alle ore 13 nel piazzale antistante della Lidl di via Cascino a Vittoria. Durante il sit-in saranno venduti a costo di produzione dei pomodori ciliegini per rendere consapevoli i consumatori del loro diritto di scegliere di mangiare in sicurezza il vero Made in Italy, che è possibile abbattere lo strapotere della GDO e la speculazione dei prezzi che vedono rincari del 300% rispetto ai prezzi d'acquisto. Per questo motivo, si legge nella nota inviata da Altra Agricoltura, gli agricoltori falliscono e i padroni del cibo si arricchiscono illecitamente. Moltissimi casi di corruzione e infiltrazioni mafiose nella filiera. Il fatto di organizzare un sit-in davanti alla Lidl non è casuale. La nota catena di supermercati infatti è finita al centro di uno scandalo grazie al lavoro della direzione distrettuale antimafia, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone accusate a vario titolo di far parte di un'associazione per delinquere che ha favorito gli interessi, in particolare a Milano e provincia, della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Inoltre sono state eseguite oltre 60 perquisizioni locali tra Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia, sequestri preventivi di beni immobili, quote sociali, disponibilità finanziaria e ordinanze di amministrazione giudiziaria nei confronti di società operanti nel settore della grande distribuzione organizzata, della vigilanza e sicurezza privata. Lo stesso Maurizio Ciaculli di Alta Agricoltura e Movimento Riscatto denunciò la Lidl in tempi non sospetti. Da lì è iniziata la sua battaglia contro le speculazioni in agricoltura e delle aste giudiziarie. Tra i diversi processi incardinati presso il Tribunale di Ragusa, uno si è concluso con l'assoluzione degli imputati perché fatto non sussiste. Dopo che è scoppiato lo scandalo della Lidl in Lombardia, lo stesso Ciaculli si è messo a disposizione della Procura di Milano per essere sentito come persona informata sui fatti. Ben ritrovati, continuiamo a TG parlando di una bella iniziativa culturale. Domenica riparte infatti il treno barocco. Dopo il successo delle passate edizioni, riprendono le corse sulle storiche lettorine 100 porte alla scoperta degli scenari più belli della Sicilia sud-orientale. Tra i comuni coinvolti anche Ragusa, Modica e Scicli. Sentiamo. Dopo il successo delle passate edizioni, torna sui binari siciliani il treno del barocco, che percorrerà la consueta tratta Siracusa-Noto-Ragusa. Un viaggio nel tempo tra le bellezze del sud-est della Sicilia. Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano e con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo della Sicilia e dei comuni interessati dal transito dei treni. Siracusa, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica e Ragusa. Il primo appuntamento è in programma per domenica, con partenza alle 8.30 da Siracusa. Una D445 storica trainerà le antiche carrozze 100 porte, con sedute in legno verso le stazioni di Noto e Modica, dove sono in programma delle escursioni riservate ai passeggeri del treno. Il calendario prevede altre corse il 6 agosto e il 3 settembre, sempre con partenza da Siracusa, ma con destinazione Scicli e Ragusa. Il 20 agosto da Caltanissetta partiranno i treni dei Templi e del Mare, diretti alla Valle dei Templi di Agrigento e a Porto Empedocle. Così come nelle precedenti edizioni, sarà possibile rivivere un'esperienza di viaggio con atmosfere d'altri tempi a bordo delle caratteristiche carrozze 100 porte degli anni 30 ed effettuare escursioni nei centri storici coordinate dai rispettivi comuni con proprie guide autorizzate. I biglietti sono già in vendita presso tutti i canali Trenitalia al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni e comprendono, oltre al viaggio andata e ritorno, anche le visite guidate. E adesso un servizio al cura del nostro ufficio marketing. Andreas Müller, il vincitore di Amici, il programma televisivo più amato dai giovani, sarà ospite domani al Pappafico Outdoor Space sulla spiaggia di San Pieri. La presenza di Andreas Müller, idolo delle nuove generazioni, è uno degli ospiti più attesi di tutta la stagione estiva 2017, che comunque al Pappafico riserverà ancora tante sorprese. Il ballerino vincitore assoluto del talent show di Mediaset incontrerà i suoi tantissimi fan nella splendida cornice della frazione marinara di San Pieri, in una serata che si preannuncia spettacolare e sold out. Un'area dance e un'area latinoamericana e la zona privé con i tavoli prenotabili accoglieranno i numerosissimi fan che verranno a trascorrere una serata all'insegna dello spettacolo e del relax in un locale rinomato ed esclusivo.
E adesso passiamo allo sport, sport e sociale nello specifico, perché la Passalacqua, storica società di basket ragusana, ha iscritto nel campionato di Serie B maschile una formazione di basket in carrozzina. Si tratta appunto di un'iniziativa che connubia sport e sociale. Sentiamo i particolari in questo servizio. Una squadra di basket in carrozzina, pronta ad affrontare il campionato di Serie B. La Passalacqua, storica società di Ragusa, ha ufficialmente iscritto una propria formazione maschile nel campionato di Serie B dedicato agli atleti in carrozzina. La famiglia biancoverde, dunque, grazie all'ennesima iniziativa del presidente Gian Stefano Passalacqua, si arricchisce di questa nuova e bella realtà che a Ragusa mancava e che darà modo di incrementare ulteriormente le discipline che si praticano nel capoluogo ibleo. Bandiera della squadra sarà il veterano Giovanni Ragnolo, proveniente dal CUS Catania e che ha fatto parte della nazionale negli anni 80, prima di rientrare in Sicilia al termine degli studi. Una gran bella notizia, ha commentato. Saremo la quarta provincia in Sicilia a mettere in campo il basket in carrozzina. Il campionato a cui parteciperemo sarà diviso in 4 gironi. Noi saremo inseriti in un girone Sicilia-Calabria, insieme alle altre siciliane Palermo-Trapani e 2 catanesi. Purtroppo, ha continuato Ragnolo, la Sicilia è sempre stata in ritardo in questo e persone come Passalacqua sono importanti. Intanto mercoledì presso la scuola dello sport di Via Magna Grecia si è tenuta una riunione alla presenza dello stesso Gian Stefano Passalacqua e di tutti i soggetti interessati e nei prossimi giorni sarà comunicato il roster che comporrà la squadra e la guida tecnica. Questa era l'ultima notizia, prima di chiudere vi ricordo che potete seguirci anche online sul sito www.canale74.it o anche sui nostri canali social, Facebook o YouTube, dove potete vedere anche solo le singole notizie. Io vi rimando all'edizione serale delle 19.45 con Silvia Crepaldi. Da parte mia è tutto, un buon proseguimento di giornata.